Der Melich hat gehabt a Malke, die Malke hat gehabt a Weingurten. Nessuno può dimenticare la Shoah, lo sterminio degli ebrei vittime del genocidio nazista. A Campagnolo Emilia, per ricordare la giornata della memoria, i ragazzi della scuola primaria hanno ascoltato con attenzione la storia di Ilse Weber, una giovane scrittrice ebrea raccontata dall'attrice Marina Coli. Ilse Weber è stata una donna, giovane donna, che prima delle leggi razziali in Cecoslovacchia, lei era una scrittrice, scriveva per i bambini, scriveva, era anche abbastanza conosciuta, aveva la capacità di scrivere fiabe, poesie, partecipava a delle trasmissioni radiofoniche anche. Poi con le leggi razziali, essendo ebrea, ha iniziato a ritrovarsi costretta a rinunciare al suo lavoro, per finire poi a Theresienstadt, che è il campo di concentramento definito il campo di concentramento dei bambini, perché vi sono transitati molti bimbi in questo campo di concentramento. Ilse si dedicò con amore ai bambini come infermiera e con una chitarra cercò di allietare le loro giornate con fiabe e canzoni. Io sono convinta che la luce di una candela porti intimità, porti calore, può portare anche mistero, può portare spirito, qualcosa che va al di là dell'essere qua presenti in carne ed ossa. Può richiamare la memoria di quelli che non ci sono più, ad esempio. Stei a bocca. Ha fatto fare un tuffo nel passato e ci ha fatto sentire come, e proprio anche con le canzoni, ci ha fatto capire come si sentivano i bambini con le proprie madri e come si sentivano proprio anche con i sentimenti. Si stinge a ovest il bagliore del giorno. Nell'infermeria scivola la luce del crepuscolo. Lieve sfiora i letti dei piccoli malati e posa su guance che la febbre arrossa. È l'ora blu delle fiabe e nell'aria è tutto un bisbiglio in sussurro. Mi è piaciuto molto studiare questo personaggio, questa figura femminile con una forza e una speranza incorruttibile nonostante le difficoltà, perché è riuscita a portare luce in un luogo di oscurità, un luogo di grande sofferenza, a dei bambini che poco dopo sarebbero finiti in una camera a gas ad Auschwitz. Infatti lei morì insieme ai suoi bimbi ad Auschwitz nel 1944. Io di questa storia sapevo veramente poco e ho scoperto delle nuove cose che non mi potevo neanche immaginare, perché io sapevo soltanto che venivano trattati male, che sono stati portati nei campi di concentramento e non sapevo che fossero accadute tutte queste storie, e sono felice di essere stata qui perché ho scoperto questa nuova cosa, quindi sono un po' sorpresa. Der Leut, was sich denen, neues reden mein Herz, sie redet von Sinne, sie redet von Schmerz. Es läut von a Kranken, was heißt nicht kein Krank. Mehr ruft es von Älteres, mag Tones weg. La discriminazione ovviamente non è molto, non è bella, perché tutti siamo diversi e però dobbiamo essere accettati per quello che siamo,
e anche se siamo di pelle diversa, di cultura diversa, di religione o di qualsiasi altra cosa diversa. Perciò dobbiamo rispettarci per quello che siamo. Tanta emozione perché c'è stato un racconto che ha permesso di soffermarsi sull'attenzione che dobbiamo dare agli altri. Forse se riscopriamo il piacere di dare le attenzioni diventa tutto più bello e la nostra sarà una bella scuola. Lo spettacolo è stato organizzato alla scuola primaria di Campagnola dal sindacato pensionati SPI-CGIL, che da sempre è impegnato nella trasmissione della memoria e della cultura alle giovani generazioni. Il messaggio che noi vogliamo dare è questo: guardate che quello che è successo allora potrebbe succedere ancora, anzi sta succedendo in tante parti del mondo. Sta succedendo in Libia, è successo in Jugoslavia 30 anni fa. Quindi non sentiamoci sicuri e tranquilli che quello che è successo è rimasto ed è un fatto di storia. È un fatto di storia che ci deve aiutare a capire che se le giovani generazioni insieme alle generazioni più anziane non staranno molto attenti, quello che è successo si potrebbe ripetere come ci ha ammonito Levi. Ho imparato di non ripetere gli stessi errori quando saremo più grandi. Questa giornata mi porta a casa che è stata molto bella e interessante e che da grande non farò gli stessi errori. Mi dispiace per tutte quelle persone che sono state uccise e quindi io vorrei cambiare questo mondo. Schöne Welt.